Ciao a tutti amici youtuber, qui è il vostro Crambigore che vi parla e oggi faremo una nuova battaglia su, più che battaglia, una nuova parte nella campagna su Empire Total War con gli Asburgo, ma in questo caso dovremo fare una battaglia, la battaglia di Costantinopoli. Ma in questo caso non sono io ad attaccare, ma bensì sono io a difendermi. Abbiamo già combattuto la battaglia di Costantinopoli e quindi questa sarà la seconda battaglia di Costantinopoli. Anzi, lo chiameremo assedio. Vabbè, vedrò come chiamarla. Come ho detto, in questo caso sono io a difendermi, mentre chi attacca sono i veneziani, che già prima avevano assediato Costantinopoli quando questa era ancora sotto in mano turca, però hanno rinunciato a conquistarla. Adesso la cosa è completamente diversa. Mettiamoci qua su in alto i cittadini, così che usino i cannoni. Vedo questo reggimento di fanteria. Vedo e faccio uscire dalla casa. Inutile rimanere dentro la casa al momento. Mettiamo la fanteria qui così ad accogliere il nemico. Magari più così. Ecco. Cerchiamo di sfruttare tutti i punti possibili. Questo invece li metto qui. Ah, se li metto qua. Ok, facciamo inizio schieramento. Ok, sono schierati dall'altro lato. A me non resta che rischiare velocemente la fanteria. Bene, il più velocemente possibile. Ok, giriamo la mia fanteria. Mettiamola così. Ok, questi due invece li metto qui. Mentre questi due li provo a schierarli qua. Anzi, li lascio qui. Da unità di riserva. Questa unità dove la mando? Assieme al corso 2. Vediamo qui dietro di riserva. Ok, vediamo poi se il mio obiettivo è quello di causare il maggior numero di danni possibile. E quelli dove si sbucano fuori? Ah, fantastico. Vabbè, meno male che ho lasciato quell'unità lì. Beh, non so come usare questa unità. Così faccio.
Facciamo così. Facciamo ricorrere. Mettiamo qui questa cittadinanza, questi cittadini con fucile. I danni ne ho causati a loro? Qualcosina ho fatto, ma non molto. Non stanno facendo molto le mie cittadinanze armate. Soprattutto con l'artiglieria. Ok, adesso la mia folla cerca meno di rallentare e di indebolire il nemico. Questo qui quasi quasi vi faccio scendere da usare in città. Ok, hanno preso due guardine. Adesso quella che entra qui verrà massacrata. Perché non spara? Ah, ecco, adesso sparano, meno male. Faccio entrare dentro la casa. Ah, se lo metto qui. Ok, questa unità di fanteria saprà andare in fuga, bene. Quest'altra invece non ancora, però non so per quanto potrà resistere. Stai dando anche la cavalleria. Facciamo dei quadrati. Comunque lì frontalmente non sono ancora entrati. Sì, mettetevi in salvo. Sto riuscendo a resistere. Non so per quanto, però continuo a resistere. Bene, adesso da qui posso togliere due quadrati. Inutile mantenerli ancora. Aspettiamo l'intervento della fanteria nemica. Ecco, qui è stato un altro posto di guardia. Bene, hanno tutti e quattro. No, ci sono tre. Hanno tre guardine. Tranne una che è questa qua, per fortuna. Bene, scriviamo meglio le mie unità. Penso di poter vincere la battaglia. E comunque qui nel tentativo di entrare saranno bersagli perfetti per la mia fanteria. Adesso dobbiamo cominciare a sparare anche quella. Arrivano da dietro.
Posso avanzare la mia fanteria anche qui. Ma dove vanno? Così ho detto. Questa faccio avanzare qui, mentre questa la sposto di qua. Andiamo ad altre unità nemiche di cavalleria. Avviciniamo ancora un pochino. Speriamo a quel gruppo, la massa di soldati nemici che è lì. Vado qua, lo scontro sta andando abbastanza bene, anche a mio favore. Per sicurezza comunque mi preparo a inviare altre unità. Comunque di unità io ne ho a disposizione. Un po' cosa c'è, sbaglio c'era anche anche un unità di picchieri. Ma cosa se ne fanno i venditori di picchieri, dai? Facciamo così. Ok, sta andando abbastanza bene lo scontro. Un cittadino, mamma mia, che resiste. Ok, ce l'ho fatta. Ok, sono riuscito a resistere e a respingerli. Mancano soldati e soldati sulle mura e le artiglierie. Possiamo uscire su punto con una mia unità, perché andiamo addosso all'artiglieria nemica. Questa unità è finita le munizioni. Possiamo uscire a folla. Bisogna stanare quelle unità nemiche. Facciamo uscire su punto tutta la mia fanteria. Ancora scendendo. Non sono molto furbi. Mando contro l'artiglieria. Ok.
Mettiamoci qui. Ottimo. Adesso andiamo ad attaccare l'ultima unità nemica. Facciamo scontro corpo a corpo contro quello. Adesso mi tirerò fuori il colpo in mitraglia. Vediamo se è vero. No. Sta inviando il generale l'assalto. Ben venga il generale nemico. C'è un piccolo quadrato fatte. Anche se piccolo, forse per un quadrato. Ok, poi sciogliete il quadrato voi e andate all'assalto. Eliminate il generale nemico. Bene, al baionetto a questo punto lì. Esistono ancora alcune unità nemiche, ma poche. Ok. Adesso qui inizia lo scontro corpo a corpo con l'artiglieria nemica. Mi aspetto che le mie riescano a vincere, però è indebolire il nemico, sì. Ah, stavano mettendo il colpo in mitraglia, prendi tempo allora. Aiuto, stanno forse per sparare. Voglio caricarli. Ok, adesso così sono sicuro che non spareranno. La battaglia è ormai finita. L'ho vinta. Non ero sicuro di vincerla, dico la verità. Una battaglia abbastanza tosta. L'esercito veneziano distrutto, le mie truppe abbastanza indebolite, ma vittoria. E adesso posso stare più tranquillo nella resistenza di Costantinopoli. Ok, sono nuova protesta. Questo è un buon... una buona notizia, muore Antonio Vivaldi. Riposa in pace. A questo punto adesso posso inviare la mia prima armata in tutta tranquillità.
E adesso, dato che qui prima Venezia mi aveva attaccato e l'avevo quasi di tutto distrutti, posso attaccare col mio esercito la mia seconda armata, attacco Venezia. Chiediamo la resa. Hanno rifiutato. E allora lo facciamo in automatico. Vittoria. Comunque, non passerà alla storia questo scontro, questa battaglia di Venezia, questa seconda battaglia, perché comunque è capitolato in fretta. Lo scontro principale è stata la battaglia di Costantinopoli. Comunque, con la conquista di Venezia finisce qui questo episodio. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti, amici youtuber!